Le nostre espressioni verbali costituiscono uno strumento mentale per plasmare la realtà. Benvenuto o benvenuta su Crescita Personale e Finanziaria. Alcune parole sono comunemente impiegate dalla maggioranza delle persone nella loro routine quotidiana, spesso ignorando gli effetti negativi che esse comportano sulla propria esistenza. Joe Dispenza afferma che questi vocaboli, apparentemente banali, ostacolano la manifestazione di eventi positivi nella tua realtà. Li utilizziamo inconsapevolmente, ignorando il loro impatto dannoso sulle nostre vite. Non appena ne prendi coscienza e li elimini dal tuo linguaggio quotidiano, potrai presto constatare quanto possano cambiare la tua vita. La legge dell'attrazione comincerà ad operare in maniera positiva nella tua esistenza e sarai testimone di notevoli risultati. Iniziamo dunque analizzando quali sono queste tre parole che minano la realizzazione dei tuoi desideri. La parola più comune, solitamente impiegata nelle conversazioni quotidiane, è spero. Quando pronunci questa parola, essa si accompagna ad un'energia negativa, nasconde un'emozione sfavorevole dietro di sé. Esprime la convinzione che non potrai mai ottenere qualcosa di desiderato nella tua vita, aspettando un miracolo o una coincidenza fortunata. Sottintendi di non credere che ciò accadrà, ma nutri la speranza che possa verificarsi qualche sortilegio che ti conduca verso il traguardo. Ti collochi in uno stato di privazione, affermando implicitamente che non meriti che cose positive avvengano nella tua vita. Pronunci questa parola con una tale disinvoltura che non ti rendi conto dell'effetto che essa ha. Spero di arricchirmi, spero di conseguire prosperità, spero di vivere una vita appagante, spero di avere un'esistenza straordinaria, spero di incontrare l'anima gemella perfetta, spero di condurre una vita sana, spero si presentino opportunità favorevoli, spero di poter acquistare la casa dei miei sogni, spero di poter viaggiare per il mondo intero. Spero, spero, spero. L'utilizzo costante di questa parola nella tua vita quotidiana sta generando un vortice di energia negativa intorno a te. Se desideri applicare efficacemente la legge dell'attrazione nella tua esistenza per manifestare i tuoi desideri nella realtà, è necessario comprendere che essa opera sulla base della tua energia. L'energia che irradi nell'universo è ciò che tornerà a te. Se emetti un'energia vibrante di desiderio o privazione, attirerai verso di te proprio ciò che stai trasmettendo. Più ti sentirai privo o priva, maggiormente creerai privazione nella tua vita. Ciò che risiede dentro di te si riflette nel mondo esterno. Ogni volta che parli dei tuoi desideri, devi essere consapevole di ciò che stai esprimendo. Fai attenzione a te stesso o a te stessa quando pronunci queste parole durante una conversazione. Fermati e modifica il linguaggio utilizzato. Dunque, cosa posso dire al posto di spero? Se la parola spero deriva da uno stato di disperazione e vulnerabilità, è necessario trasformarla in qualcosa che porti un'energia vibrante di certezza e abbondanza. Pertanto, ogni volta che noti di dire spero, sostituisci tale parola con so. Invece di affermare spero di ottenere denaro, riformula la frase dicendo so di meritare questa ricchezza, so di avere le capacità per il successo, so che otterrò questa promozione, so. Elimina spero dalla tua vita e sostituiscilo con so, in modo definitivo. Questo avrà un impatto positivo nella tua esistenza non appena inizierai ad operare tali cambiamenti. So che ho un'abbondanza di denaro. So che cose positive si avvicinano a me. Fai caso al cambiamento energetico che si verifica quando pronunci la parola so. Esiste un'emozione di entusiasmo e una carica positiva associata a tale parola. E quindi l'universo ti risponderà con eccitazione e positività in cambio. La seconda parola di cui ti voglio parlare è ho bisogno. Ho bisogno di avere più denaro nella vita, ho bisogno di una compagna, ho bisogno di relazioni lavorative di successo.
ho bisogno di un'automobile, ho bisogno di una casa, e così via. Ogni volta che pronunci ho bisogno, quale energia trasmetti? Stai semplicemente comunicando di essere una persona bisognosa, affermando di vivere una vita priva di qualcosa. Stai inseguendo ciò che ti manca nella vita, lasciandoti in uno stato di conflitto interiore. Stai affermando che è ciò che meriti nella vita. Hai notato come la maggior parte delle persone conduca la propria vita in questo modo senza nemmeno accorgersene? Parla con familiari o amici e ti diranno che hanno bisogno che determinate cose accadano e che sarebbe fantastico se ciò avvenisse. Hanno bisogno che i colleghi si dimostrino meno crudeli. Hanno bisogno che le persone apprezzino il loro lavoro. Hanno bisogno che il vicino si dimostri meno invadente e si occupi delle proprie faccende. Oppure hanno bisogno di avere più soldi per comprarsi una nuova macchina. Non si rendono conto che viviamo in un mondo che è ricco di abbondanza, in cui tutto ciò che possiamo immaginare è presente in enorme quantità. Guarda Elon Musk. È il classico esempio di una persona che ha un grande sogno, quello di colonizzare Marte, e ha avviato il programma SpaceX per realizzarlo. Nonostante la competizione con la NASA, Elon Musk è concentrato sulla sua visione senza sentirsi insicuro. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscito a competere con la NASA, ha semplicemente risposto che legge molti libri e fa ciò che fa perché crede fermamente nella sua capacità di realizzare il suo sogno. La terza parola più negativa che puoi dire a te stesso o a te stessa è «non posso». Non posso fare questo, non posso fare quello, non posso raggiungere questo obiettivo nella vita e non posso avere successo. Queste sono tutte emozioni negative che derivano da esperienze passate che ti stanno trattenendo fino ad oggi. È il risultato di quelle esperienze passate che la tua mente subconscia crede fortemente che tu non sia in grado di fare o raggiungere qualcosa nella vita. E tu inizi a credere in queste limitazioni. Ma immagina se Shakespeare avesse pensato che fosse uno spreco di tempo scrivere qualcosa, poiché nessuno avrebbe mai letto le sue opere. Cosa sarebbe successo? La storia non avrebbe registrato una mente nobile nel campo della letteratura. Non avremmo i suoi lavori come riferimento fino ad oggi che lo mantengono vivo. Invece, grazie alla convinzione in se stesso e nelle sue capacità, oggi possiamo godere del suo talento. Non conoscerai mai il potere che hai dentro di te fino a quando non lo lascerai fluire liberamente. E quel potere non sarà liberato fino a quando continuerai a dire «non posso fare questo». Questo mondo è pieno di abbondanza di denaro, di amore, di prosperità, di felicità e di tutto ciò che è caro alla specie umana. Se solo ti permettessi di sentire il valore e l'abbondanza dall'interno, saresti in grado di accedere a tutte queste cose che l'universo desidera benedirti in modi meravigliosi. Inizia a concentrarti su ciò che hai nella tua vita e inizia ad irradiare positività basata su quelle cose. Tieni presente che tutto ciò che puoi immaginare esiste già da qualche parte nell'universo. Concentrati sulle infinite possibilità che il mondo offre e credi fermamente nel tuo potere di cambiare la tua realtà. Rimuovi la parola «non posso» dal tuo vocabolario e inizi a dire «posso». Prendi la decisione di cambiare la tua vita per il meglio, perché hai il potere di cambiare la tua realtà. Meriti di essere felice, prospero o prospera, e abbondante nella vita. Investi nelle tue capacità e credi nel tuo potere. Grandiose cose inizieranno a succedere a te. Quante volte hai usato queste tre parole nella tua vita? Ci piacerebbe molto saperlo. Scrivilo qui sotto nei commenti. Se desideri vedere altri contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornata o aggiornato. Siamo felici di averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.